tutti, in questo video andiamo a vedere come si fa la condizione di esistenza del logaritmo. È molto semplice, dobbiamo porre i nostri argomenti tutti maggiori di zero. Siccome ho più di un logaritmo e quindi ho più di una condizione di esistenza, poniamo tutto sempre sotto sistema. Per cui il primo argomento lo pongo maggiore di zero, mi raccomando solo maggiore, non dobbiamo mai mettere maggiore uguale. Poi il secondo argomento maggiore di zero, il terzo maggiore di zero e il quarto, poiché è un numero 8, va da sé che 8 è maggiore di zero, per cui non ha senso inserirlo nella nostra condizione. Per cui abbiamo tre disequazioni, quindi dobbiamo andare a risolvere un sistema di disequazioni. Se non vi ricordate come si risolvono, tranquilli, ho una playlist anche per quello che si chiama disequazioni lineari. In particolare vi invito a andare a ripassare il video sui sistemi di disequazioni e poi tornate qui. In pratica dobbiamo andare a risolvere una alla volta le tre disequazioni. La prima è già risolta e quindi la vado a ricopiare nel mio sistema finale. La seconda, anche qui è molto semplice, si risolve velocemente andando a portare il termine noto al secondo membro. Ovviamente ricordatevi che va cambiato segno quando portiamo al secondo membro, quindi diventa meno 3. La terza e ultima disequazione, se portiamo il 3 di qua viene meno 3. Dividiamo sempre per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, quindi dividiamo a destra e a sinistra per 2. Così facendo qui e qui si semplifica e quindi abbiamo trovato la nostra ultima soluzione e la vado a ricopiare in bella copia qua nel mio sistema finale. A questo punto vi ricordo che nei sistemi di disequazioni la soluzione finale è data dalla tabella delle linee, per cui dobbiamo andare a scrivere in ordine, dal più piccolo al più grande, i tre risultati che abbiamo. Ora, la prima disequazione devo mettere una linea quando x è maggiore di 0. 0 è qui, maggiore vi ricordo che è a destra. E metto il pallino vuoto perché ho maggiore solo, non ho maggiore uguale. La seconda disequazione devo mettere una linea quando x è maggiore di meno 3. Meno 3 è qui, maggiore a destra, sempre col pallino vuoto. L'ultima, devo mettere una linea quando x è maggiore di meno 3 mezzi. Meno 3 mezzi è qui, maggiore sempre a destra. E anche qui pallino vuoto. La soluzione del mio sistema è data dall'intervallo in cui ho tutte e tre le linee contemporaneamente. Quindi questo. La soluzione dunque è x maggiore di 0 e questa è la condizione di esistenza di questa funzione. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Andiamo a determinare il campo di esistenza di questa funzione. Abbiamo detto che dobbiamo andare a porre i nostri argomenti di tutti i logaritmi che abbiamo della funzione maggiori di 0. Quindi primo argomento maggiore di 0 e basta, perché il secondo argomento è un numero 9 e quindi è ovviamente maggiore di 0. Per cui, a differenza di prima, abbiamo una sola condizione di esistenza e quindi non dobbiamo fare un sistema di disequazioni. Nel nostro caso, andare a trovare la condizione di esistenza significa andare a risolvere una disequazione fratta. Se avete visto il video sulle disequazioni fratte, sapete che dobbiamo andare a fare numeratore e denominatore maggiori di 0, andare a risolvere le singole disequazioni e poi fare la tabella dei segni. La prima è già a posto, quindi non devo fare nessun calcolo. La seconda è una disequazione di primo grado semplicissima, dobbiamo portare il termine noto al secondo membro cambiando di segno, quindi viene x maggiore di 3. Ora che abbiamo i nostri due risultati, andiamo a fare la tabella dei segni, ovvero una tabella dove devo indicare i numeri dal più piccolo al più grande. Il numeratore devo mettere il segno più quando x è maggiore di 0. 0 è qui, quindi maggiore a destra, più più meno. Il denominatore devo mettere il segno più quando x è maggiore di 3. 3 è qui, maggiore a destra, quindi più meno meno. Dopodiché andiamo a fare il prodotto tra i segni, meno per meno più, più per meno meno, più per più più. La nostra disequazione aveva segno maggiore, quindi la soluzione è data dagli intervalli in cui ho il segno più. Pertanto la soluzione è x minore di 0 oppure
x maggiore di 3. E questa è la condizione di esistenza della nostra funzione. Ecco qua, da brava coach di matematica, ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. Spero che questa palestra di esercizi, come piace chiamarla a me, ti sia stata utile per migliorare e allenarti. Continua così e vedrai che alla fine la matematica ti piacerà. Basta prenderla nel giusto verso e io ti aiuterò a farlo. Io sono Monia Tomassini e se sei nuovo su questo canale devi sapere che ho un motto ed è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Seguimi e ti farò diventare imbattibile.